Ok, eccomi in diretta in quest'ultimo dell'anno. Voglio fare una comparazione di salviettine pulisci occhiali, che per chi come me fin dalla nascita porta gli occhiali, ed è sempre alla ricerca di salviettine, di diciamo pannetti per la pulizia ottimale degli occhiali. Ne ho provate diverse in questi anni e volevo mostrarvi, siamo in tanti in queste dirette, tre tipi, per cui tre marche, tra cui una molto conosciuta che si trova anche nei supermercati e altre che si trovano più online o anche in alcuni negozi cinesi. Per cui passo nella mia seconda webcam e te li mostro. Eccoli qui, sono Vedo Chiaro, che è molto conosciuto, si trova in quasi tutti i supermercati, Moss Lian, che è un'altra marca che ho trovato su Amazon, e poi Ok, Vedo Bene. Tra le tre, attualmente mi trovo molto bene proprio con l'ultima che ho scoperto, per cui ok, vedo bene. È una salviettina in queste bustine, piccola, per cui alla fine la dimensione di tutte e tre è la stessa, per cui una salviettina piccola, solo che questa qui è l'equilibrio perfetto tra, diciamo, la consistenza del pannetto e la parte umidificata, per cui per esempio in Moslan la parte umidificata dura molto tempo, per cui è molto impregnato il pannettino, per cui quando lo passi sugli occhiali può capitare che si toglie lo sporco, però ne aggiunge anche altro perché lo sporco viene impregnato all'interno del pannettino, per cui lo devi passare più volte. Poi è consigliato con il Moslan anche passare il Moslan, per cui il pannettino modificato, e poi passare il pannettino, diciamo, normale che trovate all'interno della custodia degli occhiali, ad esempio, oppure comprate a parte. Per cui prima si passa il pannettino modificato e poi anche il pannettino, diciamo, non modificato, normale. Per cui questa è la combinazione per il Moslan. Vedo chiaro, l'ho utilizzato per molto tempo, ne conoscevo alla fine solo Vedo Chiaro all'inizio, poi ho iniziato a provare anche gli altri, ed è diciamo un equilibrio, però anche qui con il Vedo Chiaro, essendo anche abbastanza modificato, abbastanza che si prende prende lo sporco, però anche lascia diversi aloni, per cui ci vorrebbe sempre poi un passaggio con il pannettino normale. Invece questo qui è proprio un equilibrio tra la parte umidificata e la parte secca, diciamo. Per cui adesso utilizzo principalmente questo, tanto che proprio stamattina mi è arrivato il pacchetto da 60 su Amazon. Io ti suggerisco i pacchetti da grandi quantitativi, diciamo, rispetto a questi da 6 tovagliette che io in negozio cinese ho pagato 70 centesimi, mentre quello da 60 su Amazon ho pagato 5 euro, per cui vedi la differenza. Tra comprare 10 scatole da 0,70 l'hai pagato, diciamo, 7 euro, e per cui ti suggerisco ok, vedo bene. Poi troverai tutti i riferimenti all'interno della descrizione del video, descrizione testuale del video. E per cui ti suggerisco questa perché mi trovo bene, ma a seconda dei tuoi gusti puoi provare anche le altre, e poi scegli tu quale ti piace di più. Grazie, ai prossimi video.